Ma l'incontro di oggi reca quale sottotitolo Una giustizia giusta. Allora mi sono chiesta che cos'è la giustizia giusta per il cittadino. E riflettendo ho detto, beh, una giustizia giusta è una giustizia accessibile, è una giustizia efficace, è una giustizia certa. Se si tratta di una giustizia accessibile, devo esserla anche dal punto di vista economico. Deve essere libera da vincoli e da barriere. Questo che significa? Che anche nel, deve essere libera anche nella dicotomia, forse ho usato un termine un po' provocatorio, però nella dicotomia che esiste tra la funzione giurisdizionale e le forme di alternative dispute resolution o di arbitrato. Una giustizia efficace è una giustizia funzionale al raggiungimento dello scopo, cioè amministrare la giustizia per il cittadino. E quindi i famosi tempi brevi, di cui abbiamo tutti quanti purtroppo conoscenza, nel senso che conosciamo tutti questi rinvii ripetitivi, rinvii lunghissimi, inutili, questa alternanza nello stesso giudizio nella nomina di un GOT e poi di un togato, e quindi la necessità di fare tanti rinvii. Questo che significa? Che una giustizia giusta, per essere una giustizia che prevede anche tempi brevi, quindi una giustizia efficace, ha bisogno di un'organizzazione degli uffici funzionale alla realizzazione del suo scopo. Una giustizia giusta significa anche riconoscere alla giustizia il suo ruolo di servizio pubblico essenziale. E quindi avere una giustizia che è considerata dallo Stato una priorità. Una priorità che se, perché bisogna mantenere lo Stato di diritto, una priorità perché una giustizia sicura, una giustizia giusta, rende anche i mercati più forti. È evidente che consumatori, investitori sono portati ad agire se sono certi di avere una protezione che non è solamente nel contratto, ma poi nella realizzazione dell'esecuzione, nel caso di inadempimento e quant'altro, una giustizia che li protegge, protegge il loro investimento, protegge il loro acquisto. E il Covid ha ridotto ancora più in ginocchio alcune situazioni che già erano critiche. Da avvocato allora mi viene da pensare ai grandi dubbi che abbiamo avuto tutti quanti sulla gestione di questo processo telematico. Quando è iniziato il lockdown, clienti che chiamavano e noi non eravamo in grado di rispondere perché ogni tribunale si regolava da sé, perché non c'era certezza, perché non sapevamo. Quindi sicuramente il primo passo è quello di continuare nel processo telematico, continuare nelle riforme e trarre il positivo da questa esperienza, perché sicuramente è stata un'esperienza complicata che ha lasciato molte persone in un periodo di stallo, non sapevamo appunto cosa consigliare, cosa dire, dobbiamo aspettare, dobbiamo vedere, però è parte di quel percorso di riforme che già da tempo dovevamo iniziare a fare, quindi il Covid sul processo telematico ha fatto vedere come sia essenziale ricorrere, a strumenti come il processo telematico.